Bene, volevo parlare in questo video dei fenomeni paranormali e di come controllarli. Intanto, cosa sono i fenomeni paranormali? Sono dei fenomeni con i quali si può entrare in contatto o per deliberata scelta oppure invece inconsapevolmente, senza rendersi conto di quello che accade. È indubbio che ogni esoterista entra in contatto con dei fenomeni paranormali. I fenomeni paranormali sono di diverso tipo. E sono in genere relazionati con delle entità, potremmo chiamare delle psicoentità, che in qualche modo tentano di comunicare con l'individuo. Ma e questa comunicazione può avvenire anche indipendentemente dalla volontà dell'individuo, che quindi subisce questi fenomeni paranormali, per cui possono manifestarsi delle situazioni, come ad esempio spostamento di oggetti, oppure la persona può, diciamo, iniziare a visualizzare delle entità, può iniziare a sentire delle presenze. Queste presenze possono manifestarsi come un alito d'aria, oppure possono restare impresse nelle fotografie specifiche di questo che fa questo individuo. Questa è una tipologia, diciamo. Un'altra tipologia invece è connessa a fenomeni più fisici, che molte persone identificano ad esempio con presenze aliene. Queste presenze aliene, diciamo così, si sono iniziate a studiare nel dopoguerra, dagli anni 1950, 47, 50 in poi, a studiare perlomeno in modo scientifico, cioè a raccogliere dati. E in questo caso, diciamo, famoso è il caso di un pilota americano che, mentre alla guida del suo caccia, venne avvicinato da dischi volanti, che il nome venne coniato in quel frangente, che si muovevano in modo molto più rapido e avevano delle caratteristiche completamente sconosciute. Ecco quindi che il fenomeno degli alieni o delle adduzioni, fondamentalmente, quindi rapimenti da parte di alieni, rientra nel fenomeno delle attività paranormali. Perché le attività paranormali sono tutte quelle attività, quei fenomeni che capitano ai quali non si può dare una spiegazione fisica, perlomeno secondo la fisica classica. La fisica quantistica già ha un'ottica più allargata, per cui alcune cose possono anche essere interpretate in questo senso. Dobbiamo tenere presente quindi che anche il fenomeno alieni, inteso come rapimenti da parte di alieni, adduzioni, rientra in questi fenomeni. Tra l'altro il rapporto con gli alieni può essere sia di tipo fisico, nel caso di proprio adduzioni, sia di tipo psichico, cioè questi rapimenti, tra virgolette, avvengono a livello mentale. Normalmente nel sonno le persone vengono, diciamo, si trovano nel sonno, probabilmente, però vive un'esperienza molto intensa, specifica, di cui che ricordano bene, con presenze non terrestri. Ecco, la cosa importante da tenere presente è che molte delle attività paranormali, dei fenomeni paranormali non richiesti, avvengono nel sonno. Avvengono nel sonno perché naturalmente nel sonno l'uomo entra in uno stato di coscienza più profondo, uno stato di coscienza diverso. Come diceva Castagneda, nel sonno si entra in contatto con altre dimensioni. E in effetti, anche se ci pensiamo bene, anche il fenomeno UFO in realtà potrebbe essere collegato al fatto che non siamo in un universo, ma siamo in un multiverso. Perché anche da un punto di vista di distanza è molto più probabile che dentro questo sistema spazio-temporale entrino delle presenze da un altro sistema spazio-temporale. Invece le presenze, diciamo, dovute a possessione da parte di entità che si manifestano in modi diversi sono sempre dovute a contatti con energie che non fanno parte di questo spazio-tempo, ma fanno parte di un'altra dimensione, di altre dimensioni perlomeno, dove non esiste un supporto biologico, perlomeno come lo intendiamo noi. E queste entità possono manifestarsi in modi diversi, alle volte manifestarsi come
sembianze, con caratteristiche di persone defunte, ma non sapremo mai esattamente se si tratta di persone defunte o se si tratta di entità che utilizzano la nostra mente, i nostri ricordi per produrre un contatto. Perché molte di queste entità hanno questa capacità, quella di percepire i nostri ricordi. Perché diciamo che in astrale, il pensiero, in astrale inteso come corpo, diciamo come dimensione energetica, il pensiero comunque si manifesta, quindi non esiste una, come dire, una differenza tra ciò che accade e ciò che è pensato, il pensiero diventa energia e quindi molte di queste entità riescono a percepire attraverso proprio manifestazioni ciò che pensiamo. Noi possiamo anche controllarle deliberatamente. La differenza tra, diciamo, l'entità che si manifesta senza essere stata invitata e quella che è stata invitata è fondamentale. Nel primo caso dobbiamo prestare molta attenzione, sicuramente saremo, se si manifesta non siamo dei canali aperti, quindi siamo una forma ponte, in questo caso che fa da ponte tra il mondo materiale e il mondo non materiale, ma dobbiamo imparare a gestire tutto, altrimenti il tutto ci si rivolterà contro. Quindi dobbiamo imparare le tecniche per tenere lontano eventuali entità fuori controllo che non ci permettono di evolverci, ma anzi ci arrecano dei danni. Se ricerchiamo il contatto con entità attraverso canalizzazioni, attraverso mantiche, attraverso sedute di channeling o medianiche, dobbiamo fare le cose sapendo esattamente quello che andiamo a fare, perché andiamo a muovere dell'energia, a toccare delle energie che se non sappiamo cosa fare, cosa ci aspetta, potrebbero anche in questo caso rivoltarsi contro. È semplice, l'essere umano ha la capacità di governare queste entità, ma deve sapere semplicemente come fare. È comunque l'esperienza è molto interessante perché se fatta nel modo giusto permette veramente di arricchirsi a livello interiore, a livello di forza interiore, a livello personale e vedere il mondo da una nuova finestra, una finestra più ampia che ci consente di andare al di là dello spazio e del tempo, al di là della vita e della morte. Vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi sul blog http://soluzionevip.com. Ciao!